due progetti ERC Starting Grant vinti dalla Scuola Superiore Sant'Anna, un risultato straordinario per la nostra comunità di cui siamo particolarmente fieri ed orgogliosi. Per vari motivi, in primo luogo un progetto nelle scienze sociali vinto dal professor Francesco Lamperti e un progetto nelle scienze sperimentali nell'ambito delle scienze biorobotiche vinto dal dottor Leonardo Cappello. Due risultati straordinari anche perché vinti da giovani ricercatori, sono Starting Grant e sono direi il segno della vitalità e della creatività dei giovani ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna. Il mio progetto integra scienze diverse, sistemi complessi, finanza, innovazione, macroeconomia, per cercare di capire come è possibile sviluppare e diffondere velocemente le tecnologie per la rimozione della CO2 dell'atmosfera in modo artificiale. Sia l'Unione Europea che tutti gli altri stati dovrebbero essere interessatissimi alle tecnologie per la rimozione della CO2. Innanzitutto perché ci servono. Date le nostre conoscenze attuali, non è possibile rispettare l'accordo di Parigi semplicemente riducendo le emissioni dalla produzione di energia e dai processi industriali. Abbiamo bisogno di rimuovere parte della CO2 che c'è nell'atmosfera e metterla da qualche altra parte. E dobbiamo cominciare a fare questo presto, nel 2030 e ad un tasso sempre crescente fino a fine secolo. Il mio progetto ERC si occuperà di un obiettivo molto ambizioso, cioè quello di restituire la capacità di muoversi a persone che hanno perso questa capacità, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle loro mani. Infatti svilupperò un sistema di muscoli esterni artificiali realizzati in materiali tessili che saranno poi interfacciati alla persona attraverso delle speciali placche che saranno collegate direttamente alle ossa delle persone. Il progetto ha una durata di 5 anni. Durante questo periodo, assieme al mio team, svilupperemo le tecnologie che poi mireranno al primo impianto su paziente alla fine di questo periodo.